Oggi, se l'algoritmo di YouTube ce lo consente, commentiamo l'intervento di Marco Travaglio alla 7, dove ha avuto modo di parlare dell'onnipresente Fedez, della RAI e della BBC. Per noi è l'occasione di riflettere un secondo sulla libertà di stampa e analizzare come funzionano le società controllate dallo Stato. Ciò premesso, diamoci dentro. Tutto questo casino intorno al caso Fedez è nato dal fatto che la RAI ha cercato di negare la realtà. In realtà, questo casino affonda le sue radici nella leggerezza e approssimazione con cui è stata trattata tutta la materia. Il primo responsabile è Marco Travaglio, perché, consultato da Fedez in merito alla comparsata, il giornalista ha convinto il cantante che avrebbe potuto dire tutto quello che voleva e che fosse l'unico responsabile del messaggio lanciato. In realtà, Marco Travaglio avrebbe dovuto riflettere un attimino. In primis, lui stesso ha subito 10-11 condanne per diffamazione, la maggior parte in sede civile, ma ciò non toglie che se subisci 10-11 condanne per diffamazione, forse qualcosina da rivedere nel tuo modus operandi c'è. Nel caso specifico, avrebbe fatto meglio, invece di rassicurare Fedez di essere nel giusto, a fargli leggere l'articolo 57 del codice penale, secondo cui per la diffamazione compiuta dal giornalista o da un artista risponde anche l'editore. Chiaramente la RAI, che ha i diritti di trasmissione del concertone, è l'editore. Senza la RAI, il messaggio di Fedez non avrebbe potuto raggiungere milioni di italiani. E meno male che Fedez aveva registrato la telefonata perché altrimenti sarebbe passato per un pazzo che si inventava che qualcuno avesse cercato di tappargli la bocca. Travaglio dimentica il fatto che Fedez non ha pubblicato la telefonata integrale come avrebbe potuto e dovuto fare, ma ha fatto un copia e incolla, peraltro senza neanche rispettare l'ordine temporale delle frasi, per dare il messaggio che la RAI volesse censurarlo a tutti i costi. Ecco, questa potrebbe essere diffamazione, perché della RAI è stata data un'immagine che non corrisponde alla realtà e questa immagine ha raggiunto anche la BBC, di cui torneremo a parlare, e tutte le altre grandi televisioni internazionali. Un paese normale dove i politici non parlano dei palinsesti televisivi, non nominano i dirigenti televisivi. In realtà, Marco, li nominano e come? Il punto sta nel fatto che questi dirigenti hanno capacità e sensibilità politiche, ma anche operative molto diverse rispetto ai dirigenti italiani. Dove la televisione di Stato è di Stato in quanto è dei cittadini e non del governo. E anche questa è una grandissima favola. Fermiamoci a riflettere un attimo. Come pensate che sia possibile scegliere i dirigenti di una televisione di Stato senza coinvolgere lo Stato? Vi risulta che alla BBC si faccia un referendum o delle libere elezioni fra cittadini per scegliere il consiglio di amministrazione? Lo ritenete plausibile quello che sta dicendo Marco Travaglio in questo momento? Anche soltanto così, a logica, a ragionamento, c'è qualcosa che non va. Peraltro, basta fare una semplice ricerca su Wikipedia per capire che Marco Travaglio ha torto. E dove c'è una fondazione come la BBC che si occupa di televisione, i partiti ci vanno chiedendo il permesso anziché sfondando le porte a Per me è calci. musica, Il caso Marco. Fedez, non esisterebbe. Interrompo per segnalare che BBC e RAI non hanno strutture così dissimili. La BBC è sì una fondazione, creata con una Royal Charter. Già mi prendete in giro per come pronuncio certe parole in italiano, non oso immaginare con l'inglese cosa succederà. Però, comunque sia, la BBC sì, è una fondazione, ma non è del tutto autonoma. I suoi vertici sono il Trust e l'Executive Board, Consiglio di amministrazione, Comitato di vigilanza. Il Trust, cioè il Comitato di vigilanza, è di nomina governativa, se ne occupa il sottosegretario per la cultura. Ed è lui che nomina i membri. Indica, se non erro, 12 membri fra le persone ritenute più consone a svolgere questo incarico. E ha compiti equivalenti a quello del comitato di vigilanza e di guida politica della televisione, cioè gestisce a livello macro le decisioni che poi dovranno essere implementate dal consiglio di amministrazione,
che prenderà le decisioni esecutive per realizzare la visione che c'è al piano di sopra. Ciò premesso, anche il comitato esecutivo ha origine politica, viene scelto in parte dalla Camera o dalle Camere inglesi. La differenza fra la TV inglese e quella italiana sta nel fatto che gli inglesi, sia in comitato di vigilanza, sia nel comitato esecutivo, scelgono delle persone con tantissima esperienza e tantissima capacità. Perché così come Lady Gaga, Madonna e Beyoncé fanno le loro campagne di impegno civile nei concerti e dove cavolo gli pare. Marco Travaglio mi sta mettendo sullo stesso piano una Madonna e una Beyoncé con un Fedez. Al netto della differenza canora, Madonna e Beyoncé fanno volontariato o iniziative benefiche da decenni, non si sono improvvisate dalla notte alla mattina difensori dei diritti di qualcuno. Probabilmente, se andiamo a scartabellare, Madonna avrà una fondazione tutta sua per fare beneficenza. Quando fa beneficenza in un concerto o esprime certi concetti, lo fa a ragion veduta, probabilmente si sarà consultata con i suoi legali. Fedez si è consultato con Marco Travaglio prima di fare quell'intervento, capite la differenza? Beyoncé e Madonna non hanno bisogno di essere rintuzzate perché sanno perfettamente come esprimersi e cosa esprimersi, dove esprimersi. La stessa cosa non vale naturalmente per Fedez, perché se è vero che i vertici della RAI, i funzionari, possono essere approssimativi nel modo di operare, è altrettanto vero che il cantante non è che sia molto al di sopra di questo livello qui. Da noi i cantanti andrebbero sui palchi e direbbero esattamente quello che gli pare. Questo è il problema. Neppure io in questo momento posso dire esattamente quello che mi pare su Marco Travaglio e su Lilli Gruber. Allo stesso modo, Fedez non può andare sul palco e dire quello che gli pare con nomi e cognomi di persone che non sono state condannate in via definitiva e per fatti che sono oggetto di contestazione. Ok? Ne abbiamo già parlato, non voglio annoiarvi con il problema della diffamazione. Madonna e Beyoncé, una leggerezza di questo tipo non la compirebbero neanche sotto tortura. Dopodiché i politici, quello che gli pare, lo devono dire in Parlamento e non devono fare i critici televisivi e occuparsi dei palinsesti, e i dirigenti della RAI non devono negare l'evidenza. E su questo Marco Travaglio ha ragione. All'estero i politici fanno i politici, non gli influencer e non gli ospiti televisivi, salvo quando è strettamente necessario. Perché se una tua vice ha detto a Fedez che certe cose il sistema non le avrebbe tollerate, è inutile che vai in commissione di vigilanza a dire che c'è un complotto di Fedez. Il complotto te lo sei fatto in casa, punto. Qui Travaglio mi preoccupa seriamente. In realtà la vice direttrice non ha mai detto a Fedez che quelle cose non sarebbero state tollerate. Ha semplicemente detto che quei contenuti secondo lei non erano opportuni e che la RAI non li avrebbe censurati, come poi in effetti è stato, perché il discorso di Fedez l'abbiamo sentito tutti. La mia preoccupazione è che se un direttore di un giornale, come Marco Travaglio, ricorda e riporta le cose in questo modo, il suo giornale quanta attendibilità può avere? Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Poi naturalmente se questi video vi piacciono, condivideteli, non vi costa nulla. Aumentare la base del canale è un modo comunque per far riflettere più gente possibile e iniziare delle discussioni che si sperano costruttive. A presto!